I fatti storici avvenuti fra il 1919 e il 1922, la fondazione dei fasci di combattimento, la marcia da Ronchi verso Fiume, la stessa conquista di Fiume e la reggenza del Carnaro, lo squadrismo, di marca fascista e poi la marcia su Roma, ecco, furono eventi, sono stati eventi raccontati sempre al maschile come se i protagonisti fossero stati solo ed esclusivamente uomini. E invece la mia ricerca tira fuori centinaia e centinaia di donne che sono state protagoniste tanto quanto gli uomini di quel quadriennio fatidico che cambiò le sorti dell'Italia.